soldato devoto ed entusiasta di questa guerra, io odio la guerra con tutte le forze dell'anima mia. Combatto perché credo che questa guerra, se condurrà alla sconfitta dell'Austria e della Germania, nazioni essenzialmente militari e di struttura politica reazionaria, avrà lo stesso valore di una grande risoluzione e chiuderà l'era delle guerre di conquista per tutta l'Europa. Questa guerra, completando i nostri confini naturali e dandoci una frontiera inviolabile, porterà inevitabilmente l'Italia al disarmo e all'utilizzazione delle spese per l'esercito in opere pubbliche ed a favoreggiare le iniziative industriali e commerciali o le fonti di ricchezza e di benessere nazionale. L'inevitabile avvento nel mondo del liberismo economico, data la nostra abbondanza di manodopera intelligentissima ed oltremodo versatile, il nostro felice spirito di iniziativa, la nostra magnifica posizione geografica, l'Italia è come un ponte tra l'Europa e l'Africa ed è la nazione più vicina a tutti i grandi mercati asiatici, ci porterà ad un rapido arricchimento, ad un più razionale sfruttamento delle nostre energie economiche. L'arricchimento nazionale, portando ad un genere sviluppo industriale e commerciale e proletarizzando da un capo all'altro dell'Italia gli operai, creerà le condizioni necessarie ad un naturale gioco dei conflitti di classe, eliminando il falso socialismo cooperativista, mutualista, politicantista e conducendo inevitabilmente al trionfo del sindacalismo. Ho amato le mie idee più di una madre, più di qualsiasi amante cara, più della vita. Le ho servite, sempre, ardentemente, devotamente, poveramente. E anche la povertà l'ho amata, come San Francesco d'Assisi e Fra Jacopone, convinto che il disprezzo delle ricchezze sia il migliore ed il più temprato degli sbelchi per un rivoluzionario.